Il Signore vi dia pace. Nell'annunciare che il Regno dei Cieli è vicino, nel nome di Gesù lo Spirito Santo parla al nostro cuore. E stasera lo Spirito Santo ci vuole guidare nelle meraviglie che sgorgano proprio dalle piaghe di Cristo. Abbiamo visto una per una in qualche modo le piaghe del Signore, diciamo le abbiamo, in qualche modo, no? Nella grazia gustate. E stasera parleremo della piaga proprio della spalla del Signore, che è una piaga che in particolare fa riferimento a San Bernardo. E un giorno San Bernardo chiese a Gesù, questo è il racconto, qual era la piaga che più l'aveva fatto soffrire, e Gesù rispose che era stata questa piaga sulla spalla dove lui portava la croce, che gli aveva praticamente rotto questa parte in modo che si vedevano tre ossa, e in questo lui portava la croce e tutto, no? Quindi un dolore acutissimo e dolorosissimo. E a questa piaga Gesù ha legato, alla devozione per questa piaga ha legato delle promesse molto grandi. E poi potete magari anche cercare, magari, che ne so, anche su internet, non tanto è conosciuta questo tipo di preghiera, però oggi in particolare le promesse che ha fatto sono che chi onorerà questa piaga con tre pade alla gloria al giorno, naturalmente sottinteso anche il resto che ci insegna la Chiesa, avrà il perdono completo dei peccati mortali e veniali, verrà visitato dalla Vergine Maria in punto di morte e insomma, e altre cose molto, molto efficaci, no? Ma questo serve proprio per far comprendere che ogni grazia scaturisce dalle piaghe di Gesù. Allora oggi io ho annunciato che ogni cosa che Gesù ha fatto in quanto anche uomo era per salvare noi, è per salvare noi. Allora, la piaga sulla spalla, da che cosa ci salva? Da che cosa ci guarisce? Da che cosa ci libera? Ecco, vi dico questa cosa che mi ha ispirato, diciamo, lo Spirito Santo. Allora, vedete, questa piaga è una piaga dove la croce va proprio in profondità, rompe le ossa, apre. E questo è successo anche, se voi sentite una testimonianza dell'attore che ha fatto Depression, mi pare si dice, e lui dice che per rendere realistica la scena della passione, gli hanno fatto un collana croce di 70 kg, come si pensa che era quella di Gesù, credo, e è successo che anche a lui gli si è praticamente rotto qua, e ogni volta che gliela mettevano gli si è distrutto. Una cosa veramente, una passione, ma nel vero senso della parola, cioè ha provato veramente. Poi racconta anche altre cose incredibili che sono successe durante le riprese di quel film. Lui soprattutto si è convertito grazie a questo film. Ve ne dico soltanto un'altra. Pensate che quando hanno fatto la scena di Gesù che moriva, stavano, mi sembra, vicino Matera o a Matera, e dice che è successo che in quel momento c'era il tempo bello, detto che si sono avvicinate tutte quante le nuvole, è diventato nero come dice il Vangelo, cioè una cosa, le nuvole sono tutte quante, cioè, delle cose sono successe, lui ha avuto addirittura un infarto durante il film, cose veramente, ha raccontato delle cose incredibili. Allora, per dire che in qualche modo lui, comunque lui si è convertito, no? E allora, che cosa guarisce questa piaga? Vedete, guarisce forse una delle cose appunto che va più a fondo, come la croce nella spalla, no? Perché Gesù se l'è mandata così a fondo la croce da rompe tre ossa? Perché doveva guarire qualcosa di profondo in noi, nella nostra umanità. Si è ferito nell'umanità perché la nostra umanità potesse guarire fino in fondo. E qual è la guarigione più grande che una persona può ricevere? Soprattutto la guarigione legata alla sofferenza. Allora, ho letto in un libro che si chiama, è scritto, il titolo è scritto Unbound di Neil Lozano, in inglese purtroppo non è quasi molto, e questo è scritto Unbound, significa liberato. Dice una cosa bellissima che Gesù mi ha fatto capire che era proprio la cosa che dovevo
su cui devo predicare stasera, almeno in parte. Là dice una cosa meravigliosa: lui ha un ministero di liberazione veramente efficace, incredibile. È veramente un ministero molto, anche libero e molto particolare. Ma dice una cosa molto bella che lui ha scoperto, e questa è una cosa che io credo proprio che sia vera. E nello Spirito Santo la gusto proprio come se fosse certamente vera. Allora lui dice: quello che fa male nella vita non è tanto il dolore. Naturalmente lui non dice che non bisogna liberarsi dal dolore, questo è ciò che ho predicato, però dice: il vero problema del dolore non è tanto il dolore, ma la reazione che noi abbiamo al dolore. Quello è veramente la cosa che distrugge la persona. Il problema, la guarigione che Dio vuole dare con questa piaga, la guarigione profonda, è la guarigione alle reazioni che noi abbiamo al dolore. Perché, vi faccio un esempio, è vero che io mi posso fare una ferita, è dolore per carità, quindi cerco di guarirla, però il problema della ferita non è tanto il taglio del dolore, quindi certo, meglio evitarlo, meglio guarirlo, ci mancherebbe. Ma quando è che una ferita diventa un problema? Quando comincia a fare pus, ad essere infettata. Quando cioè reagisce male, per esempio. Allora, questo lo potete vedere una volta, l'ho detto in un'altra catechesi, io ho sentito degli esercizi dove è intervenuta una guida ignaziana, cioè un gesuita che da 50 anni faceva il maestro dei novizi gesuiti. Voi dovete sapere che i gesuiti, quando fanno quello che dice la Chiesa e Sant'Ignazio, sono un prodigio della grazia, perché Sant'Ignazio è una bomba. Lui ha detto una cosa che mi ha tanto colpito, che è la stessa che sto dicendo adesso, per questo la sto predicando. Lui ha detto: se voi passate in un ospedale, e questo io come cappellano ci passavo, lo vedevo, dice, voi potete trovare due persone con la stessa identica situazione fisica, lo stesso tumore nello stesso punto, dallo stesso tempo, e una la trovate gioiosa, che vi aspetta e quasi vede a forza lei, e un altro che si vuole suicidare. Dice, pure il dolore è lo stesso, ma la reazione al dolore è diversa. Allora, la guarigione che vuole dare in particolare Gesù con la piaga della spalla è che lui si è fatto veramente rompere la spalla, quindi ha dato spazio alla croce nella sua carne, perché noi potessimo reagire bene al dolore e quindi guarire. Perché una cosa meravigliosa di quando si reagisce bene al dolore è che la reazione buona facilita la guarigione, invece quella cattiva inasprisce il dolore e la piaga. Cioè, se ti viene il pus alla piaga e te non intervieni bene, non medichi, dopo un po' la piaga diventa sempre più grossa. Sono come le piaghe di cupido. Se tu non sei capace a toglierle, se tu non sei capace a curarle, io ho visto in ospedale a volte situazioni che veramente, magari c'erano già arrivate così, che le piaghe arrivano all'osso se non sono curate bene. Cose terribili. Allora, quello che rovina la tua carne, la tua umanità, non è tanto il dolore, quello sì, quello uno cerca di evitarlo e di guarirlo, ma è come tu reagisci al dolore. E questo lo vediamo oggi in particolare, prima di tutto nel Salmo. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Quest'uomo che cosa ha fatto nell'angoscia? Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Ecco, la prima guarigione fondamentale del dolore, San Giacomo dice, viene il dolore, preghi. Perché se nell'angoscia tu invochi il Signore, salvami, Signore, questa è già la reazione giusta che permette di connetterti con Gesù, e quando passa Gesù, anche il dolore che tu hai perde potere e comincia anche a guarire. Se invece tu, nell'angoscia, nel dolore, cominci
a lamentarti, cominci a reagire male, quello, se prima il dolore ce l'avevi solo nel corpo, poi ti viene pure nel cuore. Diventi intrattabile. E qua vi porto un esempio che ho preso da questo libro che mi ha colpito. E io di questo libro, diciamo, ci sono delle intuizioni eccezionali, anche se su altre cose, diciamo, non è che mi ha proprio, diciamo, entusiasmato, però questa parte è meravigliosa. Questo libro si chiama Conosciti di Luis Jorge González. Penso che ho letto bene, speriamo. Lui dice, qua lui è psicologo, credo, e fa un libro proprio sulla psicologia molto bello, e dice una cosa che hanno sperimentato a livello proprio cerebrale, una cosa che ormai hanno constatato. Allora, lui dice che se tu hai un problema e un dolore, se tu al tuo cervello poni delle domande negative, il cervello è neutro, il cervello è a tuo servizio, quindi come tu lo attivi si comincia a muovere. Allora, qua dice, se ti poni domande negative, il tuo pensiero genera risposte distruttive. Se di fronte a una malattia ti domandi, perché a me, Dio mio, troverai sicuramente risposte distruttive, perché mi hai dimenticato, a causa dei miei peccati, forse neppure esisti, mi va male sempre tutto. Allora, se ti al cervello, al tuo spirito anche, ti poni in questo modo, cioè reagisci male, il tuo cervello aumenterà insieme alle tentazioni del demonio il tuo inasprimento e questo peggiorerà il tuo problema. Di fronte allo stesso quadro psicologico, patologico, di fronte allo stesso quadro patologico, puoi proporti anche domande positive. Che cosa posso fare per guarire presto? Qual è il medico migliore che potrei consultare? Dio mio, quali benefici mi può concedere con questa malattia? Il frutto di questi quesiti sarà normalmente positivo. Cioè, il cervello è come se tu ti dice, dato che comandiamo noi sul cervello, è lo spirito, è l'anima che comanda sul cervello. Allora, che cosa succede? Se te al cervello gli dici, trovami tutti i motivi per cui mi devo sentire desolato, e al cervello ti trova, è perché Dio ti ha dimenticato, è perché. Se tu invece gli dici, no, la parola di Dio dice che Dio non abbandona nessuno, quindi cosa posso fare subito per affrontare questo problema? E il cervello dice, oh, meno male, o comincio a trovargli tutte le risposte che posso per aiutarlo, perché il cervello è a servizio dello spirito. Quello che dicevamo l'altra volta, no? Spirito, psiche e corpo. La psiche è a servizio dello spirito. Ma se tu attivi il cervello in maniera negativa, il cervello ti risponde in maniera negativa. Vi faccio un altro esempio, è come i computer. Se io nel computer ci metto il file di come uno si spara in bocca, quando ti apri il file vedi uno che si spara in bocca. Se invece io ci metto un file, che ne so, di un tramonto bellissimo, mi si apre il tramonto. Ma so io che ci ho messo il file, e così nel cervello. Se io nel cervello ci metto il pensiero, il file, che tutto, io sono sfortunato, a me Gesù non mi pensa, mi va tutto male, dopo qua mi sento pure peggio. Se invece io comincio a metterci il file della grazia e a dire, ma che cosa dice la parola di Dio? Chi sta nella sofferenza preghi. Ecco, allora io non voglio dare potere su di me a questa malattia. Già l'ha presa sul corpo il potere, io non glielo voglio dare pure sull'anima. Allora io glielo voglio dare pure sul corpo il potere. Allora mi metto a pregare e chiedo aiuto a Dio che è più forte di qualunque malattia. E quindi reagisco bene. Allora questa cosa è importantissima, eh? Guardate, io mi ho fatto un esempio, qua ce ne sono altri, però per quello che mi serve va bene questo. Questa però è una guarigione fondamentale. Attento a come reagisci alle cose e attento anche a come reagisci agli altri. Guardate l'esempio di Gesù oggi. I giudei volevano lapidare Gesù. Cioè, non è che dice, sai, buongiorno Gesù, come stai? O volevano lapidare, ammazzare. Quindi, insomma, non è che si sono proposti proprio bene. Allora, Gesù che cosa ha fatto? Non è che ha cominciato a dire,
Cioè, mettete che non era Dio per assurdo, semplicemente un uomo, avrebbe potuto dire, ecco, il Signore ce l'ha con me, ma come mai mi hanno la vita? Dice, guardate che fa Gesù. È una reazione straordinaria, proprio da Dio. Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio, per quale di esse volete lapidarmi? È una cosa eccezionale, ma poi ancora meglio. E dopo loro lo accusano ancora. E come vedete, Gesù, qual è la risposta? Qual è il modo di reagire giusto? Vincete il male con il bene. Questo è il modo giusto di reagire. Quando sei in un male, il bene si deve fare sempre, ma quando ti senti male è il momento che devi cercare di farlo ancora di più, perché più farai il bene e più questo vincerà con i mali fisici. Infatti, dopo Gesù prima lo vanno a lapidare e risponde così, poi lo accusano e risponde con la Sacra Scrittura. Non è scritto forse nella vostra legge che chi ascolta la parola di Dio è come un Dio? Siete dei? E poi l'ultima cosa eccezionale, se non compio le opere del Padre mio non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere. Perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Qua vi faccio notare una cosa. Come vedete, Gesù in questa situazione non pensa minimamente al suo dolore. A un certo punto dice una cosa che ti fa capire proprio che è Dio che è meraviglioso. Dice, se non credete a me, credete alle opere. Quindi mette se stesso da parte proprio. Ma perché fa così Gesù? Perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Perché è importante che conoscano che Lui nel Padre e il Padre in Lui? Perché vuol dire se voi credete almeno alle opere, vi salvate. Faccio conto che un po' sentito quasi di quello che mi avete detto, perché è un'offesa dire una cosa del genere a Gesù. Ma almeno credete alle opere affinché credendo che salverete, quindi Dio ha pensato in quel momento che gli doveva rispondere magari male, con offese, lo volevano la vita, Gesù in quel momento come ha reagito? Pensando a come salvarli. Allora vedete, e poi alla fine dice, nel Salmo si dice, che il Signore mi ha salvato dai miei nemici, mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già m'avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia invocai il Signore, quindi ha reagito bene, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui e ai suoi orecchi giunse il mio grido. Ecco, questa è una cosa veramente eccezionale e questa è una guarigione importantissima. Per finire, ad essere ancora più concreto, come si reagisce bene? Già l'ho spiegato in parte, no? Però se voi volete un esempio proprio semplice e chiaro, dovete avere il controllo della vostra lingua. San Giacomo dice che la lingua è come il timone delle navi, è piccolina come il timone, ma dove gira la nave va. E lui dice che è la stessa cosa per la nostra persona, dove gira la lingua va la nostra vita. Se io in un dolore non posso dire non sento il dolore, ci mancherebbe perché quello lo sento perché sono vivo, no? Ma se io reagisco bene e la mia lingua do spazio per invocare il Signore, non per maledirlo, bestemmiare tutto quanto, e ho il controllo della mia lingua, quindi del mio pensiero, ma anche delle mie opere, questo è importantissimo. Voi considerate questa cosa che vi dico, poi questa cosa l'ho presa da un libro, non mi ricordo il titolo, poi lo dirò un'altra volta. E però vi dico questo passaggio importantissimo, allora, voi considerate che noi come immaginiamo le cose, poi anche le pensiamo. Se io devo andare stasera a cena alla mia suocera,
E mi immagino che la mia suocera è proprio una lagna, quindi ho questa immagine, perché per tanti motivi comunque è proprio una lagna. Io preferirei andare a nuoto a New York piuttosto che andare a cena da mia suocera, no? Allora, che cosa succede? Se io mi immagino che la cosa sarà drammatica, dopo un po' avrò pensieri drammatici. Mamma mia, come devo fare? Speriamo che in qualche modo ci stiamo poco. Allora, l'immaginazione produce il pensiero produce il sentimento. Quindi prima immaginerò che è una cosa pesante, avrò pensieri pesanti, dopo un po' comincio a sentire, mamma mia, che noia, che lagna, signore mio, speriamo che in qualche modo, che ne so, mi chiama qualcuno al telefono, che ne so, no? Poi che cosa succede? Che in base a quello che io sento, parlerò e agirò. E non solo parlerò, agirò e reagirò. Di solito la reazione è legata a quello che si sente, ma quello che si sente è legato a quello che pensi e a quello che immagini. Vi faccio un ultimo esempio e finisco. Io una volta, una persona mi ricordo, diciamo, l'avevo incontrata, quello che mi ha potuto dire, o sa solo il Signore. Diciamo che veramente, cioè, ecco tipo Gesù, un pochetto tipo Gesù, no? Allora, a un certo punto, un giorno, dovevo recarmi a rincontrare questa persona. E mi venivano tutti i pensieri, mi immaginavo che sarebbe stata una cosa pesantissima, che magari mi avrebbe un'altra volta ricominciato caso, solita, quindi immaginavo la cosa pesante, pensavo. A un certo punto Gesù mi ha illuminato, e mi ha fatto capire, ma perché immagini così? Non sono io il Signore? Anche di questo incontro? Che ci vai solo all'incontro? Gesù è il Signore della tua vita. Allora cominciato a dire, io là ci vado con Gesù. Ho cominciato a immaginare che quell'altro non poteva manco di A. Ho cominciato a sentire leggerezza nei pensieri. Ho cominciato a sentire, sono nato lì. Beh, ci è mancato proprio questa persona, che ne so, mi invitava a pranzo tutti i giorni poi. Una cosa incredibile, però è importantissimo come io reagisco o immagino di reagire alle cose, perché il demonio non può fare niente sull'anima. Il demonio può agire sulla tua immaginazione, sui tuoi pensieri, sul tuo sentire, sul tuo reagire e sulle tue opere. Ma se tu non dai spazio nella tua anima al demonio, alla tua anima gli dici, non ti preoccupare, anima mia, Gesù è il Signore. Non ce l'hai da sola, vacci mano nella mano con Lui, questa cosa la affronterai, la tua anima comincerà, come il cervello, a dire, oh, è vero, no? Prenderà forza, quindi immaginerai bene, penserai bene, sentirai bene, reagirai bene e ti comporterai bene. E vincerai il male con il bene, ma il bene ti è iniziato dentro. Se tu immagini bene, il bene ti inizia dentro e come un fiume uscirà fuori e bloccherà pure i nemici, pure quelli che ti dicono, che ne so, le parolacce là sotto. Ma se tu dentro gli fai spazio al male, cominci già a immaginare male, dopo viene tutto a cascata. Può darsi che te vai a trovare quella persona, magari la persona ti voleva chiedere scusa. Solo perché ti allunga la mano ti pensi che ti sta a menare e magari gli reagisci. Perché? Perché sei prevenuto da inizio. Allora, oggi il Signore attraverso questa piaga ci vuole dare proprio questa guarigione dal dolore, di tutti i dolori, e la guarigione è al modo che noi abbiamo di reagire. Questa è una delle cose più importanti, forse, che ho mai predicato. Ma è veramente una discriminante di guarigione importantissima. Una persona che ha problemi diabolici e si immagina che il demonio è più forte, come farò a vincerlo, sta immaginando una cosa sbagliata e quindi gli farà pensare che speriamo che mai cavo, gli farà sentire impotente davanti al demonio più debole. Se invece leggi la parola di Dio che dice, gli ho dato potere su tutti i serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico, io comincerò come Davide a immaginarmi che io ho potere su tutti i demoni, può essere pure Satana. Ecco,
Allora, se io immaginerò così come Davide, andrò a combattere contro Golia per vincerlo. Quindi quello che io do alla mia anima in nutrimento, attraverso l'immaginazione, il pensiero, il sentire, è la guarigione anche al dolore che vivo fuori. Questo è importantissimo. Un figlio impara a reagire al dolore da come vede reagire i genitori, non perché glielo spiegano. Se io sono abituato che mia madre, se per assurdo, gli capita una cosa e ogni volta tira una sedia a mio padre, no? Sembrerà strano, io però sono equilibrato, starò bene, ma se un giorno sono sotto pressione, in un momento molto difficile mi verrà da fare la stessa cosa che faceva mamma. Questo è quasi matematica qualcosa. Poi non lo farò perché Dio mi aiuterà, però mi viene in mente perché mi è stato insegnato così. L'uomo ricevisce per insegnamento. E l'insegnamento è anche non verbale, cioè in base a quello che vedi. Allora ecco, stasera pregheremo per questo. Perché Dio ci guarisca completamente da questa piaga del reagire male, che invece di aiutarci a guarire ci fa inasprire i dolori e ce ne fa causare ancora di più a noi stessi e pure all'altro. Ecco, ringraziamo Gesù della sua presenza e adesso preghiamo proprio per questa importantissima, già ringraziamo in anticipo perché Gesù già ha agito. E adesso completeremo questa grazia attraverso proprio Gesù. Ripetete con me. Signore Gesù Cristo, tu sei dentro di noi, ti abbiamo ricevuto corpo, sangue, anima e divinità. Questa preghiera vuole essere un ringraziamento alla meraviglia di averti dentro. Con te dentro, Gesù, voglio visitare tutta la mia vita e guarire nel tuo nome tutte quelle zone del mio cuore che ancora oggi mi spingono a reagire male, a reagire male al dolore, alle persone, alle mie difficoltà, a qualunque spina posso incontrare durante la giornata. Per le tue piaghe, per la piaga della tua spalla che ha penetrato così profondamente la tua sacra umanità, fin dal mio concepimento, guarisci tutte quelle cose che mi hanno ferito e mi portano ad amare in maniera ferita. Guarisci tutte le cose brutte che ho visto, quelle che ho udito, che ho odorato, che ho gustato e che ho toccato. Guarisci tutti quei ricordi che ancora oggi feriscono la mia immaginazione, tormentano i miei pensieri, aggravano i miei stati d'animo, opprimono il mio corpo e mi producono somatizzazioni. Per le tue piaghe, Gesù, accoglimi dentro la piaga della tua spalla e sana in profondità tutta la mia esistenza. Sanami fino alle viscere, sanami fino alla parte più profonda dove io mi decido del Dio.
Paria caria macarsunia caria macaria siria. Caria macaria siria macarsunia caria macaria. Caria macaria macaria siria. Caria macaria siria macarsunia. Questo, per chi non lo conosce, è il canto in lingue, cioè un carisma dello Spirito Santo che fa pregare in lingue donate da Dio, quindi è un dono dello Spirito Santo. Continuiamo a pregare insieme. Gesù, adesso manda i tuoi angeli a ricucire con la spada della tua parola tutte le mie ferite. Sana e ricuci tutte le ferite della mia mente, del corpo, dell'anima, dei sensi, dei centri nervosi, tutte le ferite che ho registrate nella mia memoria e nel mio inconscio. Ti do il permesso, Gesù, di entrare nella mia mente inconscia e di visitarla. Tutto quello che vedi che ha bisogno di guarigione, guardalo e soffiaci sopra il tuo spirito, perché ho voglia di guarire, Gesù. Ho desiderio che tu mi guarisci. Ho desiderio di amarti e di amare senza ferire e senza essere ferito. Oggi ti consacro la mia lingua, la mia immaginazione, il pensiero, il sentimento, i comportamenti. Oggi, Gesù, ti chiedo di spezzare tutte quelle cose che impediscono al mio spirito di immaginare le cose bene, di pensarle bene, di dirle bene, di sentirle bene, di renderle opere buone, di reagire bene. Fa che il tuo amore, come un fiume, scenda e riempia l'immaginazione. Dall'immaginazione riempie il pensiero, riempie i sentimenti, riempia le parole e i comportamenti. E questo fiume del tuo amore che hai messo dentro di me esca da me e arrivi a sanare tutte le piaghe che sono nel mondo. Da oggi, Signore, donami la grazia di seminare bene in ogni modo. Paria caria macasunia caria macaria siria. Caria macasunia caria macaria massiria. Caria macaria siria macasunia. Caria macasiria macasunia. Adesso Gesù vuole chiudere tutte quelle porte maligne che noi abbiamo potuto aprire a causa dei pensieri negativi, dell'immaginazione, quello che ho già detto. Quindi lo facciamo con questa preghiera, è attraverso il perdono che si chiudono le porte cattive. Allora ripetete con me: nel nome di Gesù chiediamo perdono, Padre, per tutte le nostre immaginazioni cattive, per i pensieri cattivi, i sentimenti cattivi,
le parole cattive, le opere cattive e le reazioni cattive. Con te, Gesù, voglio perdonare me stesso per tutte le volte che ho dato potere a queste opere maligne. Voglio perdonare me stesso per tutto il male che mi sono procurato e per quello che ho fatto agli altri. Adesso con te, Gesù, fin dal concepimento, mi rivolgo a tutte le persone che ho ferito nella mia vita e chiedo che lo Spirito Santo passi dai miei pensieri, nelle fantasie, nelle parole, in tutto ciò che mi riguarda e sani il mio rapporto con queste persone. Gesù, manda i tuoi santi angeli a imporre le mani su di me e su queste persone, perché ogni nostra relazione sia sanata, in particolare quella con mio padre, con mia madre, con i miei fratelli e le sorelle, con i parenti di qualunque grado, genere e parentela, con gli amici, col mio sposo e la mia sposa. Gesù, passa e sana, perché tu hai detto che fai nuove tutte le cose presenti nella mia vita. Per questa parola di Gesù diventino nuove, nuove nell'immaginazione, nei pensieri, nelle parole, nelle opere, nei sentimenti, nelle reazioni. Fa di me, Signore, un uomo e una donna nuova. E quando non posso cambiare le situazioni, fa che nel frattempo cambi io. Grazie Gesù, adoro la piaga delle tue spalle e chiedo, Signore, che sia sanata da tutto l'amore che riversiamo in questa piaga nella divina volontà. Questa tua piaga sia sanata affinché siano sanate anche quelle della nostra vita. Eterno Padre, ti offro le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo per guarire quelle delle anime nostre. Gesù mio, perdona e misericordia per i meriti delle tue sante piaghe. Paria caria macascinia caria macaria seria macaria scinia caria macaria marcinia caria macaria caria macascinia caria. Gesù, adesso ho fede che sta sanando anche i corpi, perché quando guariscono gli spiriti e la psiche, spesso guariscono anche i corpi di conseguenza. Allora, ognuno metta la mano su di sé nella parte che c'è addolorante o malata, se c'è ammalata o sofferente. Può mettere proprio la mano sopra, adesso io vi imporrò le mani, perché Gesù ha detto imporrete le mani ai malati e questi guariranno. E noi in fede agiamo. Tutti insieme. Aria caria macasciunia caria macaria macasseria macasciunia caria macasciunia caria macaria macasseria
Gesù ha compiuto tante cose, però in particolare tre le annuncio. Allora, il Signore ha toccato la persona nell'intestino, nell'area sinistra del cervello, l'altra mamma ricordo come ha ricordato l'angelo custode. Allora, sì, l'intestino, l'area sinistra del cervello, e poi aspetta che altro ha toccato questo. Ah sì, leucemia. Quindi lo annuncio perché poi se avverrà possiate testimoniarlo per la gloria di Dio. Gli altri non è che non hanno ricevuto, Gesù ha fatto solo queste tre, voleva che annunciavo, le altre poi se vedono dei frutti, insomma. Va bene, finiamo riconsacrando tutta la Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come benedico e voglio ringraziare Padre Pasquale veramente per questa accoglienza e come ci accoglie a tutti, e vi benedico, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E famo un bel applauso allo Spirito Santo.